Ciao a tutti i nostri amici cinematografici, questo è sempre il nostro canale YouTube, ormai ci conoscete e oggi facciamo un doppio unboxing perché abbiamo davvero tanta carne al fuoco qui da farvi vedere, anzi più che carne io parlerei proprio di verdure perché questo è proprio una zucchina vera, dopo vedrete cosa ne faremo. Mentre parliamo dei telefoni, questi sono i due telefoni che recensiamo, che non recensiamo ma facciamo solamente l'unboxing. Uno è il Sysvo Cooper i7, l'altro Umi Hammer. Due telefoni che si assomigliano molto per prezzo, per caratteristiche tecniche. L'unica cosa per cui differiscono è il processore. Qui sul Sysvo abbiamo un processore 64 bit ma octa-core, sull'Umi Hammer abbiamo un processore quad-core, sempre 64 bit. Quindi andremo a vedere un po' quale è meglio scegliere, perché diciamo che come range di prezzi sono intorno a 120 euro qui, 130 qua, quindi insomma si assomigliano. Iniziamo a parlare di Umi Hammer. Inizia a parlare di Umi Hammer, devo dire un telefono un po' particolare perché sono usciti con una campagna molto impegnata sulla robustezza, sul fatto, abbiamo visto video su YouTube che ci spaccano le noci di cocco, ci attaccano i chiodi al muro. Io devo dire, mi sembra una cosa veramente inutile, cioè un telefono che fa queste cose, boh, io capisco che può cadere, si può rompere e uno ci può rimanere male, ma stiamo parlando di un telefono di 120 euro, cioè se cade vi si rompe, oh. Può succedere, ma insomma non è una tragedia così grossa, quindi io non parlerei più di tanto di questo aspetto perché mi sembra veramente marginale. Andiamo a parlare del telefono, se veramente vale come telefono, non se ci possiamo fare i crash test, passarci sopra con le macchine, perché mi sembra proprio un'operazione molto di marketing, come di facciamo vedere una cosa che non abbiamo fatto, che non ha fatto nessun altro telefono, ma poi diciamo che in soldoni, cioè nell'esperienza utente di tutti i giorni, diciamo che raramente spaccherete le noci con il vostro telefono, voglio sperare, insomma, altrimenti siete dei cerebrolesi e vabbè, niente da dire. Andiamo a fare l'unboxing. Allora, sono due scatole come vedete perché ci hanno mandato... Andiamo a fare l'unboxing comunque. Allora, telefono acquistato su MyFox, il prezzo è intorno ai 120 euro se non sbaglio. Oltretutto sta uscendo in questi giorni, anche se mi dicevano proprio da MyFox che non ce l'hanno ancora disponibile, la versione con spedizione dall'Europa, intorno ai 149 euro, quindi insomma se preferite evitare direttamente le tasse doganali potete prenderlo con spedizione dall'Europa a questa cifra. Sono due scatole in quanto ci hanno mandato anche la flip cover, che però non è compresa normalmente nel telefono, è un prezzo di 9,99 euro, 10 euro. Devo dire è fatta abbastanza bene, similpelle, oltretutto alla parte, cioè si cambia proprio il posteriore, vedete, in un effetto pelle molto bello. Devo dire è bianca, penso che durerà qualche giorno dopo che diventerà molto sporca, non so quanto diventerà bello. Qui ci hanno messo anche il logo Hammer, insomma, devo dire è carina questa flip cover. Se vi piacciono le flip cover, io sinceramente, come sapete, le flip cover le odio profondamente, quindi insomma niente di che. Andiamo a parlare del telefono, andiamo a fare unboxing. Ecco, qui dentro c'è un'altra scatola, qui ci sono le caratteristiche tecniche. Apriamo la nostra scatola, ecco, come vedete abbastanza stylish come confezione. Qui c'è il telefono, ne parliamo fra qualche minuto. Poi abbiamo un caricabatterie come ormai fanno tutti quanti, caricabatterie di forma esagonale come vedete da 1 ampere. Qui avete il cavo dati che è veramente molto stylish, se posso dire così, vedete, con questa bordatura cromata, molto fatto bene devo dire. Non ci sono loghi Umi, ah no, c'è pure il logo Umi, anzi non si sono fatti mancare niente, quindi devo dire eccolo qua, cavo molto stylish con il logo Umi, molto bellino devo dire. Poi avete un libretto di istruzioni, diciamo un fast libretto di istruzioni veloce, e questo qui la cosa più importante, i cinesi hanno capito cosa devono mettere all'interno dei telefoni cinesi, perché questo qui, come vedete, spero che avete già intuito cosa è,
È un sex toys, esattamente, viene utilizzato ovviamente non su una zucchina, vedo una zucchina per evidenti problemi legati alla decenza del video, eccolo qua, potete utilizzarlo in questo modo e dopodiché la vostra partner avrà un maggiore piacere sessuale, proprio è fatta apposta per questa cosa, quindi complimenti a Umi per averci regalato questa cosa, potrete usarlo nelle vostre notti di piacere insieme alle vostre partner, ai vostri partner, insomma. Decidete voi, insomma. Ecco qua, lo rimettiamo a posto, non l'ho usato, ve lo posso assicurare che non l'ho usato. Scherzi a parte, ovviamente avete capito che non è un sex toys, ma è un reggitelefono che viene attaccato in questa parte per metterlo, diciamo, in posizione verticale per vedere film e quant'altro. Però anche l'utilizzo da sextoys non lo escluderei, insomma. Andiamo a parlare del telefono, diciamo parte design bellissima, veramente. Questo frame di alluminio fatto veramente con dei dettagli particolari, molto lucente. La back cover posteriore liscissima, liscia liscia come il culo di un bambino, direi per usare un eufemismo. Qui un doppio flash LED, la fotocamera sporge un pochino, cose che non mi piacciono, i tasti non retroilluminati, ma semplicemente disegnati, non fate i telefoni con i tasti non retroilluminati, perché a me non piacciono. Ecco. Tutto il telefono a 120 euro, potete mettere due LED, insomma, non è un costo, insomma, così alto. Andiamo a fare la nostra prima accensione. Qui in alto è presente un LED di notifica, ve lo dico già da adesso perché già l'ho visto, già l'ho aperto. Eccoci qua, siamo nella prima accensione. Come vedete, sblocco proprietario UMI, ROM abbastanza particolare. Avete già installato il Super SU, Super User. Quindi diciamo il telefono è già rootato, non ci sono applicazioni particolari, sono un po' le solite. Abbiamo in più questa qui che dovrebbe essere una sorta di CC cleaner, qualcosa del genere, quella del pulitore di memoria che è completamente in cinese. E questo qui del super user, altre cose particolari non ce ne sono, non mi sembra il caso di dilungarsi. Andiamo a vedere le impostazioni. Un'impostazione abbastanza standard. Abbiamo innanzitutto questo è un Android 4.4, anche se sembra sia già in cantiere il 5.0. Particolari menu ci sono nel display, c'è il menu Mirror Vision, quello per diciamo mettere i colori un po' più vividi, eccetera, eccetera. Dopodiché avete il menu per le gesture sensing, cioè per diciamo quelle cose inutili che fanno spostare il menu senza toccare il monitor. E altre particolari, avete le Smart Wake che invece ho messo, che serve per svegliare lo schermo con il doppio clic, eccetera, eccetera. Questa è sempre quell'applicazione cinese inutile che mi chiede qualcosa, mi dico non so che cosa gli ho detto. Nient'altro nelle impostazioni, andiamo a parlare del telefono. Allora, abbiamo fatto già girare AnTuTu. Che ci dà un punteggio di 31.000, come vi abbiamo detto, è un processore 6732, quindi quad core 64 bit con supporto 4G, schermo risoluzione HD 1280x720, la fotocamera è da 13 megapixel e altre cose particolari non ce ne sono. Io direi che tutto il resto lo vediamo nella recensione completa perché, come vi ho detto, questo comprato da MyFox, 120 euro dalla Cina, 149 se lo prendete dall'Europa, 2 giga di RAM, 16 giga per la ROM, quindi diciamo un telefono di fascia media, però un prezzo devo dire particolarmente invitante. Andremo a vedere, ecco, mi è installata un'altra applicazione, questa col ventilatore che non so cosa sia, ma vabbè, adesso piano piano vedremo tutte le applicazioni nella recensione completa, quindi continuate a seguirci. Per il momento, per questo Umi Hammer, la chiudiamo qua e iniziamo a parlare del Sysvo Cooper i7. Sysvo Cooper i7, che invece abbiamo preso da Cooly Cool, un altro negozio partner, anche se poi è la stessa società che sta dietro a MyFox, quindi insomma si chiama diverso, ma su per giù è la stessa cosa.
Cool, il prezzo di questo device è 129 euro, quindi insomma sempre con spedizione dalla Cina. Le caratteristiche tecniche sono abbastanza simili a quell'altro: 2 giga di RAM, 16 di ROM, ma qui il processore è octa-core, sempre anche qui supporto 4G. La fotocamera è dichiarata da 8 megapixel, ma probabilmente non sono interpolati. Andiamo a fare un unboxing veloce, qui probabilmente non vedremo zucchine, quindi insomma se aspettate quelle potete skippare tranquillamente. Allora, questo è il telefono. All'interno della confezione, diciamo piuttosto base, abbiamo il caricatore, eccolo qua, Sisvo, il cavo dati abbastanza standard, delle cuffiette del valore forse diciamo intorno ai 10 centesimi, forse anche 12 sul mercato estero, diciamo così. Quindi niente di particolare. Sisvo, che vi ricordo essere una marca diciamo prettamente spagnola, o più che altro diciamo il quartier generale è spagnolo, ma in verità producono in Cina. Anche se devo dire, ho cercato su tutto il telefono e non ho trovato neanche una scritta Made in China. Quindi devo dire che si sono impegnati particolarmente su questo fronte. In pratica, anziché Made in China, hanno scritto ovunque Made by Sisvo, quindi insomma non sapete la Sisvo dov'è, insomma. Vabbè, andiamo a parlare del telefono, perché devo dire è molto bello a tenere in mani, una back cover in plastica, sì, però leggermente gommata, quindi insomma devo dire quasi quasi una sensazione del mezzo MX4, devo dire. Ecco, anche il colore ci assomiglia molto, quindi insomma adesso andiamo a levarla questa back cover. Ecco qui le batterie, anzi nell'altro non abbiamo parlato della batteria, ne parleremo a fondo perché sarà proprio probabilmente il problema di quel telefono. Anche qui 2200 mAh di batteria, doppio supporto per le SIM, qui la scheda SD sotto l'altoparlante, quindi nulla di particolare. Devo dire, design, il telefono è molto leggero, ovviamente è plastica, non è metallo come quell'altro che dovevate schiacciarci le noci, quindi doveva essere di metallo. Con questo forse le noci non ce le potrete schiacciare, questo credo che sarà un grosso problema per voi. Andiamo a fare l'accensione. Sisvo, logo Sisvo iniziale. Come vedete qui sotto abbiamo il... Attendiamo che si accende. Eccoci qua. Allora, sblocco, devo dire, molto particolare, perché vedete, mi sa che ho messo poca luminosità, eh? Ecco qua, abbiamo aumentato un po' la luminosità. Allora, sblocco molto particolare perché, come vedete, quando si preme il lucchetto escono due cose: potete fermarvi qua per fare il lock, andare su fino alla fotocamera, quindi carino, devo dire, la prima volta che ripeto una cosa del genere, quindi sarà una cosa proprietaria Sisvo. Come sapete, come vi avevo detto in altre recensioni, dietro a Sisvo c'è Zoppo, quindi probabilmente diciamo molta componentistica gliela fa proprio Zoppo, e questa qui è una caratteristica proprio ROM Zoppo, come vedete l'abbiamo vista su tanti modelli, sul 520, sul 320, quindi insomma la ROM è quella proprio Zoppo. Oltretutto, mentre su Zoppo c'era una possibilità minima di cambiare tema, qui non c'è, quindi insomma a me la ROM, diciamo questa multicolor, mi sembra particolarmente brutta. Credo che sia un telefono su cui bisogna diciamo quasi obbligatoriamente intervenire con un launcher alternativo, quindi insomma se lo comprate insomma mettete in conto anche questo, anche insomma non è niente di che, insomma non è niente di difficile. Andiamo a vedere il menu impostazioni. Questa è la fotocamera, non è il menu impostazioni. Allora, come vedete, i tasti qui sotto sono retroilluminati invece, e il tasto centrale dovrebbe funzionare da LED di notifica anche, quindi come il P6000, come questi che abbiamo fatto, vedete il pallocco al centro e due pallini a laterale. Quindi a me questa scelta mi piace molto, devo dire, anzi complimenti l'ha fatta. Poi altra cosa, avete il manuale utente, una cosa che non si è mai vista nei telefoni cinesi. Il manuale utente sono 8 paginette in PDF che vi dicono un po' l'esperienza di questo telefono. Comunque l'hanno messo, è quantomeno lodabile. Menu impostazioni, anche qui siamo su Android 4.4, abbiamo proprio le stesse impostazioni dell'altro: display,
Air Gesture, Smart Wake per il doppio clic, eccetera, eccetera. Ovviamente niente di eccezionale, però insomma tutto perfettamente funzionante. Questo è un Android 4.4. Andiamo a vedere AnTuTu. Mentre di là eravamo sui 30.000, qui cambiando solamente il processore vedete quanto si aumenta? 43.680, quindi devo dire sicuramente indicato per il gaming, per qualcuno che usa il processore abbastanza frequentemente. Oltretutto altre particolarità, non mi sembra di esserci anche qui, schermo HD 1280x720, qui la fotocamera posteriore è data da 8 megapixel, la andremo a valutare, come vedete octa-core a 1.7 GHz. Altre cose particolari non ne vedo, tutto il resto ne parleremo nella recensione completa. Devo dire, due terminali validi e sicuramente nella stessa fascia di prezzo. Gli schermi sono uguali. Il grosso problema di questi due terminali, già lo sappiamo perché qualche recensione l'abbiamo già vista anche noi, forse sarà la batteria. Del Sysmo non se ne è parlato tanto, del Lumihammer. Tutti quanti dicono che la batteria non è sufficiente, andremo a valutarla anche noi e vi diremo qual è il nostro responso. Batterie da 2250 mAh dovrebbero essere in linea con l'uso normale, ovviamente sono un po' sovradimensionate, ecco. Quindi continuate a seguirci nella recensione completa, faremo dei test specifici per questi due smartphone, vi ricordiamo. Lumihammer comprato su MyFox, 119 € o 149 € con spedizione all'Europa. Sysvo Cooper i7 comprato da Cooligool, il prezzo 129 €. La differenza fra due, quad core, supporto 4G, eccetera, eccetera. Octa core, supporto 4G, 2 GB di RAM, 16 GB di ROM. Tutto il resto della scheda tecnica è uguale, quindi insomma è interessante paragonarli. Ci vediamo alla prossima recensione. Ciao! Okay.